di Rinaldo Frignani e Clarida Salvatori. Ospedale in prognosi riservata a Umberto I, ma per i medici non è pericolo di vita. L'immunologo Le Sils in TV botte massacrato nel suo studio medico da un convinto di avere una grave malattia infettiva alla colonna vertebrale in realtà non esistente. L'aggressività improvvisamente. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo ha dato una crescita e ha attaccato il medico. Famoso anche per aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive durante il periodo Covid, colpendolo ripetutamente in faccia o all'interno di His Office. Il segretario e alcuni pazienti che si trovavano nella sala d'attesa immediatamente chiamati 112. Numerosi volante della polizia si precipitarono sulla scena, gli agenti bloccarono l'uomo. Renato Millesimo, che fu arrestato con l'accusa di tentato l'edificio e la porta dello studio in via Po tentativo di. La misura è stata convalidata venerdì mattina a Piazzale Clodio e l'uomo è stato trasferito nella prigione di Regina Coeli. Ora stiamo indagando per capire se in passato il medico è stato di aggressioni simili sempre dallo stesso personaggio. L'immunologo, che è arrivato giovedì sera a Olemberto Policlinico I. Oggi lo ha reso noto ad alcuni conoscenti con i quali ha avuto l'opportunità di scambiare alcuni messaggi che si sente meglio. Le pestaggi gli hanno causato la frattura del naso e il pavimento dell'orbita degli occhi. E per ridurre i sigilli saranno sottoposti sabato a un intervento chirurgico nel dipartimento del professore Valentino Valentini. Le reazioni dopo l'aggressione sono intervenute dal ministro della Salute. Orazio Schillaci, desidero esprimere la mia solidarietà con l'immunologo Francesco Le Foche, ha detto il ministro. Ieri nel suo studio di un'aggressione senza precedenti da parte di un paziente e l'episodio della violenza lascia rignivi e entusiasti. In quest'anno abbiamo previsto importanti misure volte a presiedere la sicurezza degli operatori sanitari che lavorano nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale. Ma è chiaro che dobbiamo lavorare per promuovere un cambiamento culturale che consente di riscoprire l'alleanza tra medico e paziente. Solidarietà anche da parte del presidente della FNOMCE, la Federazione Nazionale degli Ordini Chirurghi e Dentisti, Filippo Anelli. Tale ferocia è inaccettabile nei confronti di un professionista che ha dedicato la sua vita alla cura degli altri. E in un luogo, suo studio, che dovrebbe essere protetto, inviolabile. Siamo rattristati e indignati. Anelli continui, perché ora è il momento del dolore. Momento dire abbastanza. Ma non possiamo eludere un'analisi delle cause portare a questa escalation di violenza che sembra non finire mai.